Buongiorno e buona giornata a tutti, cari amici. Come vediamo e vedete dall'immagine di videocopertina, Kobe Bryant, un anno dopo, proprio ieri, preso dai vari impegni, dopo che avevo riscoperto, diciamo, il documentario che esattamente un anno fa, in data 26 gennaio 2020, fu fatto su Sky, appunto riproposto ieri, dopo che appunto a distanza di 12 mesi il nostro caro Kobe Bryant, quindi ritorna un po' nella nostra memoria in tutte le sue capacità, dentro e fuori dal campo, sia come giocatore, come persona, come padre di famiglia, come amico e quant'altro. Una perdita ovviamente che soprattutto l'NBA la terrà molto cara, anche perché gli amanti soprattutto del basket a stelle e strisce sanno che Kobe Bryant, quindi di rito, no, è stato inserito nella Hall of Fame. È un altro spunto di cui parlare per questo video di oggi, una cosa che decorre appunto quest'oggi, la giornata della memoria, quei momenti veramente tristi, brutti, tragici degli olocausti, Auschwitz, Birkenau, insomma, i campi profughi, è una storia ovviamente che speriamo tutti non si ripeta più. È importante, certo, farne memoria e poi sappiamo, no, le testimonianze sono state e sono tuttora tantissime. Poi comunque ci sono sempre studi che vengono portati avanti per quanto riguarda l'ebraismo, tipo qui a Trani noi in città abbiamo un quartiere ebraico, come anche nel resto d'Italia, come in tutto il mondo. Quindi, cari amici, con questo video ci tenevo tantissimo appunto a ricordare dal già un anno passato dalla dipartita del grande Kobe Bryant, il tema proprio fresco odierno del ricordo purtroppo dei momenti tragici degli olocausti degli ebrei. Io vi ringrazio per l'attenzione. Se non avete seguito il video su Superstar Spectacle della WWE, vi invito ad andarlo a guardare. Attivate la campanella se siete miei fan e magari per sbaglio avete schiacciato una seconda volta e quindi non vi arrivano le notifiche, perché ogni tanto sapete, tra YouTube e Facebook faccio qualche video, Facebook parliamo di diretta, quindi a me non mi resta che ringraziarvi. Buon proseguimento di giornata a tutti, e ricordiamo, fare memoria è importantissimo per evitare gli errori che sono stati già di fatti. Ciao!